Protocollo sottoscritto con il comitato presso l'INAIL costituisce un impegno reciproco da parte del comitato stesso per la promozione e la proposta di iniziative da rivolgere alle scuole e ai luoghi di lavoro onde perfezionare e qualificare la comunicazione antinfortunistica e a favore e a sostegno della sicurezza sui luoghi di lavoro. Da parte del Comune per recepire dai suoi uffici queste stesse indicazioni e per favorire la diffusione e l'introduzione all'interno delle scuole, secondo un programma organico e territoriale, queste stesse indicazioni. Oggi finalmente abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il Comune di Palermo, un protocollo molto importante sia per il Comune che per il Comitato INAIL di Palermo, perché rafforza il nostro principio che è quello di formazione, informazione e collaborazione. Oggi abbiamo toccato il terzo punto dei punti cardine del Comitato provinciale che è nel programma triennale, quello della collaborazione. Abbiamo trovato largo spazio attraverso la giunta comunale, i vari consiglieri e le persone che hanno dato la loro disponibilità di poter firmare questo protocollo che dà l'inizio di un percorso che già avevamo iniziato, ma che dobbiamo sempre di più approfondire e integrare, perché oggi sempre di più si deve parlare di sicurezza nel mondo del lavoro e non è mai abbastanza parlarne, perché con i dati che ci ritroviamo sono dati di una strage, per cui oggi ancora più di prima non possiamo dire che si esce da casa per poi avere il rischio di non ritornare, ma oggi si deve parlare che il lavoro è un mezzo di poter andare avanti e non un rischio di non ritorno.